Siamo voluti andare ad approfondire il segreto delle ragnatele e ad indagare nuovi materiali ecosostenibili del futuro, a partire da biomolecole. Le proteine sono molecole organiche molto importanti per la vita. Infatti svolgono funzioni fondamentali, come favorire le reazioni chimiche, svolgere funzioni strutturali e avere funzioni protettive. Le proteine, a loro volta, sono formate da piccole semplici unità, chiamate aminoacidi, che abbiamo rappresentato nella nostra prima tavola in maniera astratta, mettendo in evidenza i loro quattro distinti gruppi: il gruppo aminico, il gruppo carbossilico, il gruppo R, quello che caratterizza l'aminoacido, e l'idrogeno. L'atomo di carbonio centrale viene infatti unito ai suoi quattro gruppi attraverso dei legami peptidici. L'aminoacido più frequente, più importante e che dona flessibilità alla ragnatela è la mitilena. Infine, le sette della ragnatela sono sintetizzate e filate in delle ghiandole presenti nell'addome dell'arachide. In questa nostra seconda tavola abbiamo rappresentato la spidroina, una biomolecola fondamentale per la ragnatela. In essa è contenuta l'aminoacido metionina, che conferisce flessibilità alla spidroina e la rende duttile, ovvero in grado di subire deformazioni plastiche che la riducono in fili sottili. Si potrà usare la ragnatela come materiale innovativo del futuro? Noi studenti crediamo di sì. Ora vi presentiamo la stilizzazione attraverso le tavole di arte del nostro lavoro scientifico.